Buongiorno, noi siamo Elisa Parola, Maria Maestroni, Dario Conca e vorremmo presentarvi il progetto costruito per gli ASI. Abbiamo deciso di realizzare un guanto che sia in grado di emulare le funzionalità di mouse e tastiera e attraverso il quale poter scrivere attraverso il codice Morse. E adesso vi mostreremo come funziona. Il dispositivo si compone di due parti, un guanto su cui è montato un accelerometro per rilevare i movimenti e due elettrodi con cui si possono simulare i click del mouse e è possibile scrivere in alfabeto Morse. Inoltre presenta un LED che si accende ogni qualvolta si fa contatto tra gli elettrodi. Un'altra parte in cui è presente l'Arduino che elabora i dati. Oltre a questo sono presenti un pulsante per impostare lo zero dell'accelerometro e per cambiare dalla modalità internazionale alla modalità italiana del codice Morse, modalità italiana che abbiamo sviluppato per rendere più veloce la scrittura appunto in lingua italiana, e un potenziometro che permette di modificare la sensibilità dell'accelerometro per un maggior comfort di utilizzo. Inoltre sono presenti due LED che comunicano all'utente se si è in modalità mouse o tastiera, il LED verde, e in modalità italiano internazionale, in codifica italiano internazionale, il LED rosso. Ok, perfetto. Ora passiamo alla dimostrazione del funzionamento del nostro dispositivo. Apriamo un Notepad per vedere con il mouse, per far vedere che funziona in questa modalità, per poi scrivere la parola hello, ovviamente nella codifica inglese. Ora allarghiamo la finestra. È possibile scrivere sia caratteri maiuscoli che minuscoli che simboli. L'unica cosa che va cambiata è l'inclinazione della mano. Ruotandola lungo l'asse X è possibile scrivere le maiuscole. Mantenendo una parallela al terreno con le minuscole. Infine, lungo l'asse Y scrivi i simboli, in questo caso un punto. A questo punto possiamo ritornare in modalità mouse, tenendo premuto per più di 2 secondi gli elettrodi e diamo dimostrazione dell'utilizzo della funzione tenere premuto con tasto sinistro e selezione con tasto destro. Ad esempio possiamo effettuare la funzione di taglia. Quindi con tasto destro accediamo al menu e effettuiamo la funzione. E possiamo così andare a incollare nuovamente ciò che è stato tagliato in precedenza.